dimostra in due parti. La prima parte, 3.1.25, attraverso una prova di fatti. Una prova di fatti qual è? Che cos'è che prova che si è giustificati dalla fede e non per le opere della legge? L'esperienza cristiana dei Galati. E chiede loro, Paolo, come avete ricevuto lo Spirito, il dono dello Spirito? Per aver osservato la legge o perché avete accolto nella fede la predicazione del Vangelo che vi ho fatto? Avete scelto la fede in Cristo? Oppure è per osservanza della legge che avete ricevuto? La vostra esperienza di fede mostra che si è giustificati per la fede e non per le opere della legge. Ma non è sufficiente questo per mostrare in maniera forte questa tesi inaudita per tutto il cristianesimo primitivo. È il portato nuovo di Paolo rispetto a tutto il cristianesimo primitivo. Paolo ha bisogno della prova di autorità, la prova incontrovertibile. Sappiamo bene già da Aristotele come la prova di autorità è la prova che chiude la bocca a tutti. Poi nel Medioevo il nostro Tommaso riprendeva sempre nella sua Summa questa prova di autorità, ma Paolo la prova di autorità incontrovertibile, l'autorità incontrovertibile è quella della scrittura. Paolo, scrittura alla mano in 3.6.25, mostra che da sempre, dal primo Genesi 15.6 con Abramo, dove la prima volta nella scrittura dove giustizia e fede stanno insieme, da lui, da Abramo, si è giustificati per la fede e non per le opere della legge. Anzi, attraverso le opere della legge viene la maledizione. E quindi tutto il ragionamento scritturistico da 3.6 fino a 25, la scrittura ha rinchiuso tutti sotto il peccato perché la liberazione venisse per la liberazione della fede in Cristo, eccetera. Quindi chi è che prova questa tesi completamente nuova di Paolo? La scrittura è la prova suprema e più forte di tutto questo. All'interno della giustificazione del contenuto del Vangelo di Paolo, che ha come centro la giustificazione per la fede, Paolo mostra una tesi derivata da questa, che riprende i termini della tesi principale. Quindi, giustificati per la fede, 3.26, credenti, figli di Dio per la fede in Cristo. Conseguenza positiva della giustificazione, conseguenza negativa, Paolo ci dirà, è il perdono dei peccati, conseguenza positiva della giustificazione è diventare figli di Dio in Cristo. 3.26, un nuovo annuncio all'interno di questa argomentazione riguardante la giustificazione per la fede, il contenuto del Vangelo di Paolo, per quella stessa fede in Cristo noi diventiamo figli di Dio. E anche qui avrà un modo di dimostrare le cose simili. La prima cosa della figliolanza, che è conseguenza della giustificazione, sarà a partire dalla esperienza credente dei Galati. Che cos'è? Siamo figli per mezzo dello Spirito che abbiamo ricevuto. Poi un intermezzo basato, lo vedremo, sul pathos e sull'ethos in 4.8.20, perché Paolo chiede di separarsi dagli avversari per accogliere la sua posizione, e poi di nuovo la prova di autorità della scrittura che mostra che i figli, che tutti sono figli di Dio allo stesso pari. Perché? Perché Abramo ha due figli, Ismaele e Isacco. Allora si potrebbero dire i giudeo-cristiani, vabbè, noi siamo figli di Isacco. Gli etnico-cristiani, i pagani provenienti, diventati cristiani, che non hanno direttamente la legge, ma si basano soltanto sulla fede, beh, loro sono sì figli di Dio e figli di Abramo, ma di serie B, perché sono secondo la discendenza di Ismaele e non di Isacco. Paolo, scrittura alla mano, muovendosi come fa, vedremo il modo di argomentare scritturistico di Paolo, mostrerà che chi veramente è figlio di Isacco, cioè figlio di Sara, figlio della libera, è colui che è libero dalla legge e che si basa sulla fede in Cristo. E quindi alla fine chi è schiavo?
è colui che continua, anche i giudeo-cristiani, a basarsi sulla legge e non dare il primato alla fede in Cristo. E quindi i veri figli di Dio e figli di Abramo, perché attraverso Cristo, vera discendenza di Abramo, come dice in 3:16, i credenti sono coloro che si basano sulla fede. Quindi il contenuto del Vangelo di Paolo: giustificazione per la fede, conseguenza fondamentale di questa giustificazione della fede, la figliolanza adorativa di tutti per questa stessa fede, e tutti sullo stesso pari, non differenza tra giudei e greci, non per nulla. In 3:28 Paolo dirà quella formula fantastica: non c'è più né giudeo né greco, non c'è più né schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, ma siamo uno in Cristo Gesù. Infine, e mi avvio alla fine del mio intervento, perché sono 35 minuti, ho ancora qualche minuto, la sezione esortativa. Dicevo che dal punto di vista metodologico, e quindi della composizione retorica di un testo, la sezione esortativa sfugge da questo. Lo diceva già Betz all'inizio, nel suo primo studio della composizione retorica della lettera ai Galati, pubblicato, presentato nel 74 e pubblicato nel 75. E anche nelle lettere antiche la sezione esortativa difficilmente si trova. E invece questa è una, potremmo dire, caratteristica propria di Paolo, che però fa parte, se non, potremmo dire, se non direttamente della disposizione retorica del testo, fa parte però di una strategia retorica, perché qui si arriva alla vita delle persone, quindi a una persuasione, un'argomentazione che non solo intende cambiare il modo di pensare, ma anche il modo di agire dei credenti. E qui nella sezione esortativa, che cosa comporta accogliere, riaccogliere il Vangelo di Paolo? Il Vangelo della giustificazione per la fede, per la quale siamo figli di Dio in Cristo, tutti allo stesso pari. Che cosa comporta? Una vita conforme al Vangelo di Paolo. Ci sono una serie di esortazioni alla libertà: una volta liberati dalla legge, non abbiamo più nessun principio, niente affatto. Il credente che è ormai libero della legge ha un altro principio, è quello della carità, la fede che opera nella carità. E quindi anche il discorso delle opere, qui entriamo nell'ambito ecumenico, nel dialogo con Lutero: se Paolo esclude le opere della legge a livello della giustificazione, della salvezza, del diventare credente, poi dopo, una volta che è giustificato, diventato figlio di Dio, è chiamato a compiere le opere dell'amore, che, come dice il 5:14, compiono la parola della legge, i comandamenti di Levitico 19:18. La legge, vedremo, in quanto parola di Dio, rimane per Paolo un punto di riferimento. L'abbiamo già visto nelle citazioni che usa a sostegno della sua argomentazione. Alla fine, il prescriptum di 6:11-18 chiude la lettera. Anche qui il prescriptum è un elemento tipico delle lettere antiche, quindi usciamo, finisce il corpo della lettera, quindi avete visto il corpo è diviso in 3 sezioni: argomentazione, prima l'origine del Vangelo di Paolo, argomentazione del secondo, il contenuto del Vangelo di Paolo, sezione esortativa, la vita conforme al Vangelo di Paolo, poi prescritto alla fine, che esce fuori, quindi fa parte della cornice epistolare, l'inizio della cornice e questa è la fine della cornice. Anche i prescripta paoline sono diversi dai prescriptum delle antichità, dove si diceva erroso, stai bene, buona fortuna. Paolo invece espande questi proscritti, fa un appello finale, autentica la lettera, quindi sto scrivendo con grandi caratteri, vedete, sono io Paolo, perché sappiamo che le lettere di Paolo erano dettate, e poi ha un segretario che scriveva, e poi eventualmente appunto Paolo alla fine come sua firma le autenticava scrivendo il post-scriptum. E in questo post-scriptum Paolo dà la
l'appello finale e il saluto, e apre anche a prospettive diverse, con quell'espressione molto importante di questo post-scriptum che cercheremo anche di leggere, Israele di Dio, che aprirà poi la riflessione della lettera ai Romani sul il ruolo di Israele nella storia della salvezza, una volta che la maggior parte di Israele ha rifiutato Cristo e la giustizia non viene dalla legge ma viene dalla fede in Cristo. Quindi, in sintesi, ecco la mia sintesi della composizione, che spero ci abbia aiutato insieme a rivedere l'insieme della lettera. La composizione ci permette di comprendere la logica di Galati e come Paolo intenta comunicare con i suoi e far percorrere a essi un cammino di crescita e trasformazione nella fede. Non si tratta di informare, non si tratta di fare semplicemente un'esposizione dottrinale, ma si tratta di un'azione pastorale di colui che è il fondatore della comunità nei confronti dei destinatari. Infatti, di fronte alla situazione verificatasi in Galazia, Don Giuseppe ha accennato questa situazione, la riprenderemo, e alle probabili contestazioni e divisioni che ci sono nella Chiesa della Galazia. Paolo, nel capitolo 5, cercate, se vi mordete a vicenda, cercate almeno di non distruggervi. Questa situazione delle Chiese della Galazia è una situazione difficile per causa di coloro avversari di Paolo che sono penetrati nelle Chiese della Galazia. Va bene? Ecco, Paolo ha la necessità, di fronte a questo Vangelo che non è altro che la sovversione del Vangelo di Cristo, lo dice in 1:6-10, ha la necessità prima di tutto di dimostrare l'origine del suo Vangelo. Soltanto dopo può di nuovo insistere sul suo contenuto, infine esortare i destinatari a una vita conforme all'annuncio che hanno ricevuto. Vi ringrazio dell'attenzione.